questo punto aspettiamo i risultati dell'inchiesta, non ha senso fare congetture da parte mia nel modo più assoluto. Quanto rimarrà fuori funzione? Non glielo so ancora dire in questo momento, proprio perché a parte l'inchiesta, anche i tecnici di Energy and Power e naturalmente in questo caso delle società che ci lavoravano, che stavano collaudando, devono fare la valutazione, qualcuno deve scendere sotto e risulta allagato fino all'ottavo piano. Ministro, da Milano Salvini conferma e ribadisce il sì del tutto il governo al nucleare. Lei cosa si sente di dire in merito? Esprimere soddisfazione. È una grande scelta, è l'unica scelta che abbiamo per dare continuità alla produzione di energia elettrica e quindi alla risposta ai consumatori rispetto alla crescita dei consumi di energia elettrica che avremo nei prossimi decenni. In questo momento il ragionamento sull'Italia è quello di andare verso i piccoli reattori, ma non c'è ancora prodotto, quindi è un ragionamento che tutti gli analisti indicano per il prossimo decennio. Poi mi chiede in che anno, in questo momento, dire, dal 2030, via.